Logos Web Radio. Bentornati su Radio Blogos per il quarto appuntamento dello speciale sulla cooperativa calabrese Valle del Marro Libera Terra. Dopo aver ascoltato nelle precedenti puntate le voci dei soci e degli ideatori della cooperativa, passiamo ora a quelle dei volontari dei campi Estate Liberi di quest'anno e cominciamo dall'intervista realizzata con Giuseppe, coordinatore di questo campo per Lega Ambiente, l'associazione per la salvaguardia dell'ambiente che aderisce a Libera. Siamo qui con Beppe di Lega Ambiente, che ci parlerà un po' del progetto, di come mai sono qui ai campi di Libera nella Valle del Marro e cosa stanno facendo in queste giornate. Sì, dunque, ovviamente Lega Ambiente, come tante altre associazioni, fa parte di Libera. Ambiente Libera, lo sapete, è un'associazione che raccoglie tante altre realtà impegnate nel campo della legalità soprattutto. Ovviamente Lega Ambiente, anche se è un'associazione che si occupa prevalentemente di ambiente, ha un legame molto forte con il tema della legalità. Ultimamente si sta diffondendo questo fenomeno dell'ecomafia che necessita di questa sinergia tra due associazioni per poter contrastare in modo più efficace. Lega Ambiente è già da 4 anni che fa i campi con Valle del Marro Libera qui a Polistena. I primi 2 campi sono stati internazionali, poi abbiamo deciso di cambiare formula. Questo è il quarto campo che facciamo. Siamo 9 ragazzi provenienti un po' da tutte le parti d'Italia, penso a Verona, Bologna, Firenze, Vicenza, Venezia, Roma, quindi una realtà molto assortita. Come create questi gruppi che devono venire nei campi di lavoro e quali sono i campi di lavoro in questa zona? Dunque, Lega Ambiente, sì, per fare questo tipo di attività non si appoggia sui volontari interni, cerca di aprire la partecipazione a questi progetti a chi è esterno all'associazione, per cercare di allargare la famosa rete di alleanze contro le mafie. Quindi funziona tutto tramite internet. Sul sito di Lega Ambiente tra gennaio e febbraio vengono pubblicati i campi che si possono fare in tutta Italia. Ovviamente chi è interessato si collega al sito, fa la domanda, si fa la tessera di Lega Ambiente e partecipa a questo campo. Chi arriva non si conosce, cioè ci vediamo tutti per la prima volta qua. Ed è questa la particolarità di questo campo. Nello stesso periodo, parallelo al nostro campo, c'è stato un altro internazionale organizzato da Lega Ambiente, Libera e l'associazione Da Sud a Gioiosa Ionica per, come dire, dare maggior forza alla carovana della memoria, una carovana che appunto prevedeva il passaggio in alcune zone simboliche della provincia di Reggio Calabria, dove la concentrazione mafiosa era più forte, e quindi lasciare un segno in questi paesi che spesso si concretizzava in un murales. La tappa conclusiva è stata il 27 con l'inaugurazione di un murale dedicato a Rocco Gatto, mugnaio di Gioiosa Ionica, ucciso negli anni 70 perché si osò ribellarsi alle leggi dell'andrangheta. Quindi, per recuperare questa memoria storica dell'antimafia di cui nessuno parla, questa carovana ha restaurato questo murale. E nello specifico, invece, nel campo che state affrontando in questi giorni, che compiti vi hanno dato? Diciamo, la giornata tipo del campo lavoro prevede una sveglia per le 7, 7 e mezzo, poi dipende dal tipo di lavoro che dobbiamo fare. Di solito si parte, si va nei campi. Questi giorni abbiamo fatto la pulitura di 7 ettari di terreno che sono stati assegnati da poco alla Valle del Marro, che poi sono stati utilizzati per piantare nuovi alberi di ulivi. Infatti ieri e oggi il nostro gruppo, insieme ad alcuni alla carovana di Libera del Piemonte e insieme ad appartenenti del vostro gruppo, siamo stati impegnati nel piantare questi alberi di ulivi. Ci siamo occupati anche del diserbo a mano delle piante di peperoncino su un altro appezzamento assegnato alla cooperativa, della trasformazione delle melanzane, che è un altro prodotto di punta della cooperativa, e della pulitura di alcuni confini con i terreni adiacenti ai nostri. Ora ascoltiamo Elena, una dei volontari di Lega Ambiente, che ci ha spiegato perché ha scelto di partecipare a questo campo e che tipo di esperienza ha vissuto.
Allora, io ho scelto, diciamo, questo campo perché mi è sempre interessata la tematica della mafia da quando avevo 12-13 anni, perché io vivendo a Firenze in Toscana non se ne parla quasi mai come anche nel resto del nord Italia, e anche perché quando, diciamo, si parla un po' della tematica mafia si tende a dire sempre che è il sud, diciamo, tutto il male al sud, quando non è assolutamente vero, perché penso che il sud sia una delle zone più belle dell'Italia e veramente ha tante ricchezze che potrebbero essere sfruttate bene. E se io sono venuta qui è proprio per chiarire dei dubbi, cioè mi avevano parlato di questi campi che bisognava lavorare, quindi come prima volta io ero abbastanza terrorizzata dicendo che non ce l'avrei mai fatta, ma invece ho dato il meglio di me e continuo a darlo. Questo campo mi è servito non solo appunto a stare con gli altri, ma anche avere più fiducia in me stessa. Bene, per questa puntata è tutto. Vi ricordo che le altre le potete scaricare in podcast dal sito www.ilblogos.it. Un saluto da Filippo Milani. Ciao e alla prossima!